Buonasera e benvenuti ad Alto e Basso, l'approfondimento settimanale di Udinese TV. Questa settimana, questa volta, la nostra attenzione si concentra su una notizia che era tanto attesa dopo corsi e ricorsi, l'avvio, perlomeno per quello che riguarda la consegna dei famosissimi bidoncini ormai, della raccolta differenziata del servizio porta a porta, denominato Casa per Casa. Andiamo subito con una prima slide che ci ha fatto avere la NET con quelle che sono le zone che verranno prese in considerazione. La prima, la vedete, la numero 2, è la circoscrizione Rizzi-Cormor-San Rocco. Già da lunedì si partirà con la distribuzione appunto dei contenitori. Andiamo a vedere un attimo il comunicato che ha prodotto con grande fatica la NET, che avvisa di questa iniziativa. Casa per casa fa già un po' ridere, insomma, sa di rastrellamento, una cosa che richiama anni bui, però hanno fatto questa scelta, va bene. Il servizio invece partirà dal 2 di dicembre, quindi per adesso consegnano i bidoni, poi si inizierà più avanti, effettivamente non parte davvero la raccolta differenziata subito. Se scrolliamo un attimo il comunicato, abbiamo tutta un'altra serie di indicazioni, insomma, che potrete recuperare, rimediare, poi alla fine vediamo un attimo, perché c'era un'altra cosa che mi interessava a parte il nominativo casa per casa. Siamo e saremo sempre al servizio dei cittadini, scrivono dalla NET. Le porte e le orecchie sono sempre aperte da noi, conclude Fuccaro, che è il direttore della NET. Facciamo vedere una foto di Fuccaro, che è appunto il responsabile numero uno della Mono Utility cittadina, perché ci teniamo, nel senso che noi in questi mesi, in queste settimane, l'abbiamo contattato più volte, l'abbiamo cercato a più riprese, non si è mai fatto sentire, per questo abbiamo giustamente i nostri bu dal folto pubblico che è qui in trasmissione dietro alle telecamere. Se lo vedete, insomma, in giro nei dintorni di Piazza 20 Settembre, portatecelo su, così riusciamo finalmente a fargli un'intervista, perché proprio non si è fatto sentire. Di interviste invece ne abbiamo realizzate una in particolare con Emanuela Gorgone, che è la presidente, la responsabile della NACI, che è una delle associazioni che raggruppano gli amministratori di condominio per quello che riguarda la provincia di Udine. Sentiamo che cosa ci ha detto al riguardo, quali sono le sue perplessità sul servizio. Quando si è cominciato a pensare, a parlare di questa raccolta appunto casa per casa, il primo condominio che mi è venuto in mente, che amministro, è questo qua. Proprio perché questo condominio non ha degli spazi comuni che possono essere utilizzati per custodire i cassonetti condominiali, di conseguenza dovrà attrezzarsi con i cassonetti singoli. Bisogna fare una valutazione però sui cassonetti singoli, nel senso che in questo condominio ci sono 20 famiglie e ciò significa che probabilmente quasi ogni giorno i marciapiedi saranno intasati da almeno 20 contenitori, se non 40 nel giorno in cui magari si raccoglie due tipi di rifiuti. E i marciapiedi, che non sono di dimensioni esagerate, diventeranno inaccessibili comunque alle persone che dovranno passare. Alla luce di questo, state mantenendo il dialogo con l'amministrazione e con la NET? Cosa chiedete? Come vedete lo sviluppo della situazione? Ma come sempre noi abbiamo detto che siamo disponibilissimi al dialogo. Abbiamo anche mandato un comunicato stampa dicendo che alcuni amministratori, non tutti, hanno cominciato a ricevere delle lettere dalla NET, però non è che siamo stati contattati o convocati ufficialmente per fare un discorso complessivo. Volevo fare una precisazione: mi hanno appena comunicato che nel comune di Pordenone il sindaco Ciriani ha bloccato il progetto del porta a porta, e c'è oggi sui giornali, proprio per le evidenti difficoltà che stanno nascendo qua a Udine. Quindi io penso che gli amministratori dovranno fare una valutazione anche su questo. Si è parlato anche di questa introduzione dei cassonetti intelligenti con l'utilizzo di un'apposita tessera anche da parte dei condomini. In tal senso, che posizione avete? Ma io penso che possa essere una cosa molto utile, perché si consentirebbe alle persone di non dover più tenere i rifiuti in casa fin tanto che qualcuno decide di andarli a recuperare. La difficoltà è proprio la gestione dei cassonetti. Primo, perché dobbiamo gestirli noi, anche lavandoli, pulendoli, disinfettandoli. Secondo, dei cassonetti buttati, magari messi lì la sera prima, non vorrei che il giorno dopo fossero maltrattati. Ecco, forse i cassonetti intelligenti potrebbero essere utili.
Ed Emanuela Gorgone era in via Tarvisio, angolo via Codroipo, perché non avesse riconosciuto quella zona della città, dintorni di Piazzale Osoppo, ha parlato di Pordenone. La città della destra Tagliamento si è segnalata recentemente. Abbiamo anche un articolo del Sole 24 Ore del 2018 che lo testimonia come la città più virtuosa dal punto di vista della raccolta differenziata. Vediamo se riusciamo ad aprirlo un momento, lo mettiamo in sovraimpressione. Sono dati che sono veramente sbalorditivi, sfiora l'85% da questo punto di vista della raccolta. Però Pordenone voleva migliorare, voleva cambiare, la situazione è andata diversamente. Andiamo a sentire nel servizio di Daniele Boltin che cosa succede nella destra Tagliamento. Pordenone ha iniziato a percorrere la strada che porterà la raccolta porta a porta dei rifiuti, ma il progetto sta navigando in acque torbide. Da un lato, a livello tecnico, il piano sta iniziando a prendere vita, dall'altro, a livello politico, il sindaco Ciriani vorrebbe temporeggiare, posticipando la rivoluzione al 2021. I tempi sono dettati dall'agenda che proprio nel 2021 vedrà le elezioni amministrative, in cui Ciriani correrà per ottenere il secondo mandato. Di conseguenza, il cambiamento della raccolta, e quindi delle abitudini dei pordenonesi, andrebbe a cadere nel pieno della campagna elettorale. GEA, la società che anche a Pordenone gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, sta lavorando allo studio di fattibilità. Quindi, la possibilità di introdurre la nuova modalità di raccolta ci sarebbe, anche nel 2020. All'interno dello studio ci sono già alcuni dettagli, ad esempio i costi stimati, ma anche i vantaggi che deriverebbero dall'aumento di percentuale del rifiuto differenziato. La novità, comunque, riguarderebbe principalmente i quartieri. Già da alcuni anni, in una fetta del centro storico, il porta a porta funziona a regime, con l'esposizione dei bidoni seguendo un calendario settimanale, che varia a seconda delle zone. Il cambiamento non ha portato polemiche finora da parte dei residenti e ha eliminato i cassonetti dalle strade. La partita adesso si giocherà tra le mura della giunta comunale, per trovare la quadra tra la necessità del porta a porta e l'opportunità politica. E l'avete sentito nel servizio di Daniele Boltin, è un problema elettorale. Ciriani annusa che un cambio delle abitudini dei pordenonesi dal punto di vista della raccolta dalla differenziata al porta a porta farebbe in modo che insomma potesse perdere più di qualche consenso, e non è il caso perché tutti sappiamo che partecipano o si mettono in gioco per essere eletti. Ciriani soprattutto perché è uno molto competitivo e vorrebbe il secondo mandato. A proposito di gente competitiva che non molla un millimetro, da questo punto di vista Luciana Idelfonso ha sentito sul porta a porta, casa per casa, chiamatelo come mi pare, ma quello rimane, Enrico Bertossi. Andiamo con il servizio di Luciana Idelfonso. Raccolta differenziata, porta a porta, casa per casa, ma alla fine chi paga sono i contribuenti. Il comune di Udine sta facendo un po' come per via Aquileia, dove hanno dipinto le strisce blu, poi le hanno cancellate rovinando il porfido, solo che un conto è spendere 2-3 mila euro per cancellare delle strisce blu e un conto è parlare di milioni e milioni di euro che stanno spendendo per questo nuovo servizio. Ormai cambiano praticamente ogni mese, sono partiti dicendo che si risparmiava e non è vero, sono partiti dicendo che il servizio avrebbe avuto determinate caratteristiche e non le ha più, addirittura hanno cambiato il nome da porta a porta a casa per casa. In realtà il nome è uno solo, un grandissimo pasticcio che penalizzerà le tasche degli udinesi perché costerà un sacco di soldi in più, creerà problemi soprattutto ai condomini, alle persone anziane, alle persone che non vivono tutta la settimana in casa e che si devono tenere i rifiuti. Un grande pasticcio combinato da questa giunta. Lei ha presentato adesso anche un documento all'attenzione della giunta proprio per quanto riguarda la questione condomini. Cosa si può fare a questo punto? Ho fatto un'interrogazione perché l'ultima versione è che mettono i cassonetti a scheda elettronica nei condomini. Questa era una nostra proposta per tutta la città. Noi avevamo proposto di trasformare gli attuali cassonetti che sono senza controllo in cassonetti con l'apertura mediante il tesserino sanitario del codice fiscale per sapere chi è che conferisce i rifiuti nei cassonetti. Ci hanno detto di no perché i cassonetti sono costosi, si rompono. Adesso li vogliono mettere nei condomini, ma nei condomini sono all'interno del condominio i cassonetti, quindi che controllo serve all'interno di un condominio? Poi chi li porta fuori? Qual è il costo di questi cassonetti elettronici in più? Lo pagano tutti i cittadini collatari o lo pagano solo i cittadini dei condomini?
e questa sappiamo essere quella dei cassonetti elettronici, una soluzione praticata nelle città più evolute. Enrico Bertossi ha parlato di costi superiori a quanto preventivato. Avremmo voluto, come vi dicevo ad inizio trasmissione, avere una controparte, non è ancora arrivata, con Fuccaro, direttore della NET. Quando ci racconterà direttamente dalla sua voce come funziona, non avremo esitazioni a dargli spazio. Fino a questo momento non ne ha dato lui a noi, nonostante le orecchie aperte dichiarate nei comunicati inviati alla stampa. Passiamo invece adesso ai top e ai flop della settimana, o ai flop e ai top. Partiamo prima dagli ultimi tre posti. Non c'è ancora Fuccaro, ma insomma gli diamo ancora il beneficio dell'appello. Al terzo posto dei nostri flop della settimana, Massimo Blasoni, protagonista di una vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto, ve l'abbiamo raccontata con dovizia di particolari, ve la racconteremo anche nei prossimi giorni, sicuramente per gli eventuali, anzi per gli sviluppi sicuri della vicenda. Detto dell'arresto e detto di tutto quanto è stato raccontato, va però precisato che non c'è stato ancora un processo. Attenzione, non si fanno né in TV né sui giornali in processi, quindi garantismo, aspettiamo che la vicenda abbia delle evoluzioni per raccontarvela ancora meglio. Al secondo posto invece dei nostri flop della settimana, la questione via Aquileia. Ancora una volta ci saremmo immaginati che la via, a cantiere concluso ormai, venisse aperta al traffico. Si era brindato ancora ai primi di ottobre, alla chiusura dei lavori si era dichiarato che si sarebbe brindato in via Aquileia. La via sorprendentemente non è ancora aperta, è libero accesso per chiunque voglia parcheggiarvi. Anche da questo punto di vista la cosa lascia molte perplessità, perché è un po' terra di nessuno, ci si abbandona alla civiltà di chi incivilmente parcheggia, ma almeno sistema le auto fra le strisce, fra quelle che sono state cancellate, fra quelle che sono rimaste, e vedremo insomma quando si aprirà questo benedetto cantiere che non vuole saperne di essere smantellato. Al primo posto invece dei nostri flop della settimana, se l'è conquistato proprio con distacco, c'è Alberto Morandini, che è l'ex ormai segretario della Lega Nord di Palmanova, protagonista, in base a quello che ha rivelato il sindaco della città stellata, Francesco Martinez, degli insulti a vari personaggi, fra cui Martinez e anche Deborah Serracchiani, la deputata del Partito Democratico, tramite questo profilo Facebook, questo account fittizio, questo fake, con il nome di Alberto Pacciani. Espulso dalla Lega, ha ricevuto parole di condanna da Massimiliano Fedriga, da Vania Gava. Insomma, si è comportato bene il partito da questo punto di vista, eliminandolo subito dal punto di vista politico. Ci mancherebbe altro. Andiamo ai top della settimana invece. Al terzo posto, domani il matrimonio, uno dei pochi matrimoni VIP delle Friuli Venezia Giulia, fra Anna Mareschi Danieli e Alfio Mazzacolli. Sapete, lei presidente di Confindustria, erede di una dinastia fertile dal punto di vista industriale, appunto lui capitano delle Frecce Tricolori. Domani alle ore 16 in Guarneriana a San Daniele, il matrimonio officiato dal sindaco della cittadina collinare Pietro Valent. Al secondo posto invece abbiamo Forbes o Udine che viene celebrata sulla grande rivista americana, almeno dal punto di vista online, come una delle città da visitare nel nord Italia. Fra le città più particolari ci sono anche Merano, c'è Bolzano, c'è Rovereto, e Udine è l'unica del Friuli Venezia Giulia che riveste questo particolare ruolo di essere destinazione indicata dalla grande rivista a stelle e strisce. Al primo posto invece abbiamo un musicista, abbiamo Loris Venier. Bravissimi con lo stacchetto da X Factor, per quelli che hanno riconosciuto e seguono la trasmissione, perché ieri nella prima puntata live del talent famosissimo di Sky si è segnalato con la sua compagna in coppia con Giulia, una coppia che è stata formata proprio dagli autori del programma. I due ragazzi si erano presentati con partner diversi alle selezioni, però hanno incantato, ha raccolto soprattutto il 21enne chitarrista udinese,
ha raccolto i consensi di tutti i giudici del programma, di Mara Maionchi di Sfera e Basta, di Samuel dei Subsonica, di Malika Yang. Quindi complimenti a Loris Venier, in bocca al lupo per le prossime puntate, lo seguiremo sicuramente anche da Udinese TV. Con il giovane Venier finisce la nostra puntata di Alto e Basso, vi do appuntamento, sono solo io, alla prossima settimana. Buonasera e saluti a tutti.